Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono Elena ed oggi parleremo dei 12 errori più comuni del neofita. Doveva essere il video i 10 errori più comuni, ma non riuscivo più a fermarmi. A 12 ho detto ok, basta. Questo perché i neofiti commentano abbastanza errori, ma è normale, altrimenti si chiamerebbero esperti. Ed è anche questo un motivo per cui faccio questi video, per aiutarvi. Il primo errore è sicuramente quello di non informarsi. Tante persone vanno nei negozi di animali, si fidano del negoziante, che poi ci sono negozianti bravi, ci sono negozianti non bravi, però tanti negozianti a scopo di vendere ti vendono anche il pesce rosso nella boccia. Totalmente sbagliato. Pertanto io vi consiglio sempre di informarvi prima dell'acquisto per essere consapevoli di quello che andate ad acquistare. Tante persone dopo si ritrovano pesci inadatti alle misure della vasca o ai valori della vasca, quindi mi raccomando, informatevi. Secondo errore è quello di non aspettare un mese di maturazione dell'acquario una volta allestito. Vi ricordo che durante questo mese di maturazione avviene il picco di nitriti. È tossico per i pesci, quindi farebbero una brutta fine. Terzo errore è quello di lavare i canolicchi sotto l'acqua di rubinetto. Mi raccomando, non fatelo. I canolicchi vanno toccati il meno possibile. Se proprio sporchi, potete sciacquarli, ma con l'acqua del cambio del vostro acquario. Quarto errore è quello di comprare tipologie di piante difficili, inadatte al vostro acquario. Quindi magari una pianta rossa esigente o magari un pratino esigente e non avere un impianto CO2 o magari un protocollo di fertilizzazione adeguata o delle luci abbastanza potenti. Purtroppo così è soltanto una perdita di soldi. Quindi ricollegandoci anche al primo punto, prima dell'acquisto anche di piante, oltre che di pesci, informatevi sulle loro esigenze. Le piante rosse sono bellissime, però hanno bisogno di particolari attenzioni. Quinto errore è quello di utilizzare decori, piante finte, eccetera, di plastica. A me piange davvero il cuore quando mi mandate delle foto con questi decori di plastica. Cioè, a tutto si può rimediare, perché mi piace anche quando mi mandate queste foto, perché significa che c'è buona volontà e quindi volete migliorare i vostri acquari e io sono qua per questo. Però se avete un acquario di questo genere o avete intenzione di fare un acquario di questo genere, non fatelo, o miglioratelo. E non lo dico solo perché sono brutti da vedere, ma anche perché non sono funzionali. Le piante sono utili, creano ossigeno, assorbono sostanze nutritive in eccesso. Gli arredi in plastica non fanno nulla di tutto ciò. E questo cosa vi porterà? Alghe. Il sesto errore è quello di non misurare i valori dell'acqua. È importantissimo conoscere i valori dell'acqua per sapere se sono adatti o meno alle specie che abbiamo in vasca. Mi raccomando, utilizzate test a reagente e non quelle striscette che sono totalmente inaffidabili purtroppo. I valori che consiglio misurare più spesso sono pH, KH, GH, NO2 e NO3. Oltre ad aiutarci a capire quando effettuare i cambi d'acqua e di quanto. Il settimo errore è quello di trascurare l'acquario. Purtroppo, se abbiamo diversi impegni, può capitare di trascurare l'acquario. Ma quello che vi consiglio io è quello di fare piccole manutenzioni spesso, piuttosto di una grande manutenzione in un'unica volta. Facendo ciò, stresserete meno sia i pesci che voi stessi e rischierete di alterare meno la stabilità del vostro acquario. L'ottavo errore è quello di somministrare troppo cibo. Vi consiglio, poi ovviamente bisogna informarvi sulla specie, di quello che necessita la specie, però nella maggior parte dei casi si somministra troppo cibo in un'unica volta. Meglio somministrare meno cibo, ma più volte al giorno. Il nono errore è quello di credere che i pesci pulitori puliscano il vostro acquario. Piacerebbe a tutti purtroppo, però no, toccherà farlo a noi. Piuttosto esistono delle specie che si nutrono di particolari tipologie di alghe, quindi potrebbero aiutarvi a debellarle. Però non esistono pesci che si nutrono di feci o sporcizia. Il decimo errore è quello di inserire specie incompatibili tra di loro. Fritto misto viene chiamato. Ogni specie ha bisogno di un valore. Ci sono specie che sono compatibili con i valori di altre specie e altre no.
Vedo acquari con guppi, poi cigli di qualunque tipo, con rasbore, scalari, neon, betta. Poi ovviamente, mi raccomando, oltre ai valori bisogna anche guardare la compatibilità tra caratteri, grandezza, eccetera. Ma per aiutarvi in questo, mi raccomando, guardate il video su come scegliere i pesci per il nostro acquario. Il decimo errore è credere che sono lumache infestanti. Non esistono le lumache infestanti. Le lumache diventano infestanti solo nel momento in cui noi stiamo gestendo in modo errato la nostra vasca. Le lumache sono un indice veramente fenomenale per capire se la nostra gestione è appunto corretta oppure no. Di questo avevo già parlato un pochino nel video delle fisa, che sono una lumachina veramente comunissima nei nostri acquari, che arriva tramite piante, arredi che compriamo perché ci sono le uova attaccate e poi ce le ritroviamo misteriosamente nelle nostre vasche. Se somministriamo troppo cibo, abbiamo troppe foglie marce, piante marce nei nostri acquari, pesci morti in vasca e magari non ce ne siamo accorti, in questi casi le lumache proliferano, che è un piacere. Il dodicesimo errore è quello di scegliere un fondo sbagliato per le specie che abbiamo. Quindi magari se abbiamo pesci da fondo, come magari Corydora, Sancistrus, mettere un ghiaino? No, hanno bisogno di fondi sabbiosi. Oppure anche la scelta di fondi colorati, fluo, azzurri accesi, fucsia, no, stressano purtroppo tanto i pesci. Pertanto predilite colori come nero, marrone, ambra, anche un bianco se viene allestito in modo corretto, però attenzione alla scelta del fondo. E soprattutto mi raccomando, tra scelta di fondi allofani, inerti, seminerti e tanto altro ancora. Spero che questo video vi sia piaciuto e tu hai commesso qualcuno di questi errori? Scrivimelo qui sotto nei commentini. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale YouTube e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video. Lascia un bel mi piace. Seguimi sul mio Instagram dedicato agli acquari, acquario_stardust, sulla mia pagina Facebook, sul mio canale Telegram e perché no, anche su TikTok. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!